Se andiamo alla radice del tema e guardiamo i sistemi federali di successo, penso agli Stati Uniti, ma nel suo piccolo anche alla Svizzera, no? Sono dei sistemi, secondo me, però se tu federalista correggimi se sbaglio, fondati sulla sussidiarietà. Cioè tu devi fare le decisioni più vicine possibile al cittadino e salire di un grado soltanto quando la natura del problema ti impone di risolverlo a un livello superiore. Quindi spingi giù tutte le decisioni, fai la difesa nazionale, perché non puoi fare la difesa del paese, e poi fai l'ambiente a livello globale, perché per il clima è un problema. Sono convinto che sia così, ma il vero problema è che lo Stato nazionale, che oggi costituisce il cuore della governance europea, è l'unico luogo della democrazia. Cioè in realtà tu vinci, perdi le elezioni, parliamo di, se sei un politico ambizioso, no? Soltanto a livello nazionale, non è che tu diventi un grande politico se ti fai eleggere al Parlamento europeo, eh? E non è che il Parlamento europeo vota neanche la commissione, da solo sì dopo, cioè gli propinano la commissione e dice di sì. L'unico caso in cui disse no credo fu Buttiglione, quando tirò fuori la storia dei gay, ma lì ci aveva messo del suo, però ecco, a parte questo problema. Quindi è una discussione di nuovo. Quello che bisogna stare attenti è che non ci vuole impazienza in questi processi, perché sono processi lunghi. Non ci è voluto un anno a costruire Roma e non ci vorrà un anno a costruire l'Europa. Il problema è tenere la narrazione, il filo, il consenso, i giovani, e non è così che si fa. Chiaramente non può essere così che si fa. E questo è quello che penso. Punto uno. La seconda domanda, oltre al fare della risposta. No, era l'affermazione di Ciampi. Certo, ci abbiamo tutti scritto Unione Europea sul passaporto. Il fatto è che se vai a chiederglielo, appunto, nella Padania Felix, o glielo vai a chiedere a Le Pen, penso che non ti direbbero. Cioè, ti direi che è un obiettivo piuttosto che. Allora, se lo vedete lui va benissimo, è proprio quello che vogliamo, no? E poi i nazionalismi, sappiamo, abbiamo visto dove portano, cioè abbiamo 1000 anni di storia, non uno, per vedere dove portano. Ecco. Volevo solo chiedere una cosa. Avremo mai un'Unione Europea allargata a tutti i paesi del mondo? Perché Avremo un'Unione Mondiale. Però la domanda è se possiamo unificare il mondo su basi europee, cioè sul modello europeo come era prima di oggi. Ma vedi, il problema è per far cosa? Nel senso che un'Unione Mondiale serve per affrontare problemi mondiali. Ripeto, il caso del clima, oggi a Parigi l'avete visto, si cerca di fare uno. Se invece si tratta di scegliere, che cosa ne so io, temi squisitamente locali, cioè se il senso unico debba essere in giù o in su, o se non debba essere un senso unico, che non credo che sia un problema del governo mondiale. Torniamo al discorso del federalismo. Certamente le grandi decisioni, e spero la prossima, sono state prese da grandi intese tra i leader. Vi dico quelle che mi ricordo io, Yalta, che mette fine alla guerra sostanzialmente, al confronto, piuttosto che il Plaza in cui si mettono d'accordo sui cambi. Io credo che oggi, con tutte queste tensioni, questi problemi, che i 5 grandi della Terra, che sono il Presidente degli Stati Uniti, della Cina, della Russia, e chi più ce ne mettiamo un europeo, ma sì dai, e così via, e con questi debbano sarebbe bello trovarsi un'intesa, anche perché la sicurezza purtroppo è dei grandi problemi globali. C'è una domanda. Scusa, mi fermo. Prego. Pensa però che disastro ci avessimo la valuta unica mondiale. Un poveretto in Costa d'Avorio stacca l'ananas e deve avere la stessa valuta che c'è in Cina, piuttosto che qui. Voglio dire, ogni tema ha la sua giurisdizione naturale. Scusa. Mi sembrava interessante quella considerazione sulla.